Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercheremo di sfatare i miti su investimenti, cripto e chi più ne ha più ne metta. Perché sono veramente stanco di sentire persone che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando parlare di questi argomenti. Allora, partiamo subito col vedere dei grafici che già vi fanno capire esattamente di cosa vi voglio parlare. Quindi, una ricerca che potete fare benissimo anche voi è andare su Google e cercare le 3, 4, 5 aziende più conosciute al mondo e che conoscete anche voi e di analizzare i loro grafici. Quindi, andiamo per ordine. Cerchiamo per esempio Apple. Quindi, andate su Google e scrivete grafico Apple. Allora, mettete il grafico dall'inizio ad oggi in modo tale da avere un prospetto totale del percorso fatto da una determinata azienda. Quindi, analizzando per esempio Apple, se noi mettiamo il grafico al massimo, vediamo che, diciamo, chiamiamolo così, dall'anno 0 fino ad oggi, a prescindere dagli alti e bassi che si sono verificati, come potete vedere la curva è sempre crescente, quindi l'azienda dalla sua nascita fino ad oggi ha sempre aumentato il suo capitale, ha sempre aumentato i suoi affari. E questo è solo uno degli esempi. Andiamo a prendere una seconda azienda che conoscete. Quindi facciamo la stessa operazione. Scriviamo grafico Google. Stessa cosa, mettiamo il grafico al massimo e come potete vedere, effettivamente, diciamo sempre dall'anno 0 fino ad oggi, a parte gli alti e bassi che ci sono periodici, ma la curva è sempre crescente. Con questo cosa voglio dirvi? E poi passeremo anche alle cripto per farvi vedere la stessa cosa. Con questo cosa voglio dirvi? Che oggi è da stupidi non investire. Perché a prescindere dagli andamenti annuali che possono oscillare, ma a lungo termine vedrete sicuramente un aumento dei vostri capitali investiti. È ovvio che se io investo 100 euro, non avrò mai il guadagno di chi investe 100.000 euro. Ma la cosa che tutti sottovalutano è il fatto che la percentuale di guadagno è sempre la stessa, perché non fa differenza tra chi investe 100 euro e chi investe 100.000 euro. È solo nel guadagno che va a fare in base a quella percentuale, ma la percentuale è la stessa. Facciamo l'esempio di un indice dove puoi guadagnare circa il 12%. Se investi 100 euro guadagnerai 112 euro, se investi 100.000 euro guadagnerai 112.000 euro. E quindi la percentuale è la stessa, ma ovviamente chi ci ha messo più soldi e ha rischiato di più guadagnerà di più. Quindi, per rispondere alla domanda che molto spesso mi fanno, sì, prezzo, ma quanto potrei investire? Oggi, grazie a delle piattaforme, e non sto nemmeno a elencarvi quali, proprio perché non voglio condizionarvi nella scelta di una piattaforma piuttosto che un'altra, ma le piattaforme vi permettono di entrare con cifre veramente bassissime, tipo anche 100 euro. E quindi perché non investire? Mi dicono sì, ma io non ho i soldi per investire. Guardate, non c'è bisogno di avere tanti soldi per investire. L'importante è la costanza nell'investimento. Se noi infatti decidiamo di mettere 100 euro al mese in un fondo, dobbiamo avere la costanza di farlo nel tempo. E solo così riusciremo a vedere quasi con certezza i nostri guadagni. È anche vero che può succedere che un anno magari si andrà in perdita, ma in media diciamo che gli indici azionari oscillano sempre intorno al 10-15%. Quindi lasciatevelo dire, ma da 50 anni a questa parte, tutte le aziende di cui si è parlato hanno solo ed esclusivamente nel tempo aumentato i loro affari. E quindi ripeto, è da stupidi oggi, guardandosi appunto indietro e capendo effettivamente come sono andati gli andamenti delle grosse aziende, è da stupidi non investire. Anche perché molto spesso l'errore che si fa è quello di investire in un business personale, dove l'impresa poi alla fine ha bisogno della tua presenza attivamente, rispetto a degli investimenti che, seppur minori i guadagni, non è indispensabile la vostra presenza. E quindi parliamo di guadagni passivi, cioè dei guadagni senza far nulla. Quindi dove dovete investire? Non c'è una risposta esatta. Ovviamente le aziende su cui dovete investire dovete sceglierle voi, non sono io di certo a darvi delle aziende, anche perché io potrei credere in determinate aziende piuttosto che altre e voi potreste fare altrimenti. Quindi l'importante è che voi vi focalizzate su qualche azienda che conoscete davvero bene e su cui credete davvero, credete sul progetto dell'azienda e sulla solidità dell'azienda e sarete appunto voi i primi finanziatori di quel progetto a cui credete davvero. Quindi quale miglior investimento se non investire in un'azienda che vi piace
e che secondo voi potrà crescere nel tempo. Ora, ovviamente, non tutte le aziende sono quotate in borsa e quindi dovreste scegliere tra quelle aziende quotate in borsa, che vi assicuro che sono troppe. Sicuramente troverete aziende che già conoscete, o magari vi potete interessare a delle aziende che ancora non conoscete, ma studiandoci di sopra e analizzandole riuscirete a capire se sono quelle aziende su cui investire qualcosa. Voglio aprire una piccola parentesi, anche se sembra brutto inserirle in questo discorso, cioè il discorso delle cripto, che effettivamente è tutt'altro campo, tutt'altra cosa, però indirettamente le cose si possono rilegare insieme. E quindi vi volevo far analizzare ad esempio il grafico di Bitcoin o Ethereum. Andiamolo a vedere. Quindi scriviamo grafico Bitcoin, per esempio. Apriamolo sempre al massimo. Come potete vedere, dall'anno zero, dal giorno zero fino ad oggi, è ovvio che ci sono stati dei periodi speculativi, ma perché non stiamo parlando di indici azionari e quindi di aziende, ma stiamo parlando di un sistema nuovo che si è costruito nel tempo, dove purtroppo ci sono state tante azioni speculative che hanno fatto schizzare in alto i prezzi del Bitcoin, e purtroppo quando poi questa bolla speculativa scoppia, chi aveva puntato in un periodo dove il Bitcoin era già molto alto, adesso si ritrova un pugno di mosche in mano. Ma questo non bisogna dare colpa a Bitcoin, ma semplicemente gli investitori che non hanno capito questa bolla speculativa e quindi hanno deciso di investire quando già il Bitcoin era arrivato già a delle cifre enormi. Ma alla fine di tutto, se osservate il grafico è sempre crescente. Gli indici o in alcuni casi sistemi come Bitcoin, come criptovaluta, o Ethereum come blockchain, andranno solo ad aumentare nel tempo. Altra piccola parentesi, milioni di persone investono su monete che non valgono nulla e poi si lamentano di aver perso tutto. Ma il problema siete voi, che non vi siete informati su cosa effettivamente state mettendo dei soldi. Perché se voi un giorno vi trovate nella vostra piattaforma di trading una nuova criptovaluta, un nuovo smart contract dove vi attira l'immagine e mettete dei soldi lì dentro, quella è l'azione più stupida che si possa fare. È normale che poi perdete i soldi, perché non è quello il modo di investire i soldi. Così state alimentando semplicemente le bolle speculative di tutte queste situazioni. E quindi poi vi lamentate quando la bolla scoppia e perdete tutti i soldi. Ma siete stati voi ad alimentare tutta questa situazione. Facciamo attenzione a dove mettiamo i soldi prima di lamentarci. Altra cosa importantissima, quando avete un portafoglio investimenti, la cosa importante è sempre diversificare, perché non bisogna mai puntare sempre da una parte. Vi ho già fatto un video riguardo a questo, molto più generico e in generale parlavo, ma mi riferivo anche a questo. Quindi importantissimo diversificare. Inutile che io butto tutti i miei soldi su Apple perché mi piace Apple, ma cercherò di frazionare il mio portafoglio tra vari investimenti in modo tale da abbassare il rischio. Ultima cosa per concludere, ma non meno importante di tutto quello che ho detto, è l'attesa. Come vi ho detto, se voi state pensando di mettere dei soldi, fare trading e guadagnare speculando sul mercato, forse riuscirete a farlo solo se avete tanti soldi da rischiare. E quindi dopo aver bruciato tanti soldi, possibilmente ogni tanto avrete qualche riuscita. Ma questa non è una cosa ovvia. Anzi, quando voi entrate su una piattaforma di trading con 100-200 euro e vi mettete a fare trading, quindi cercate di comprare e vendere e di speculare su quelle piccole percentuali di guadagno, voi che avete investito 100-200 euro arriverete al punto che se la cosa vi va male, addirittura se utilizzate leve e quant'altro, se la cosa vi va male perdete tutto. È ovvio che chi ha messo 2-3 milioni di euro in quella piccolissima percentuale sul trading che ha potuto fare magari giornaliero avrà guadagnato un sacco di soldi, ma quello non è il caso vostro. E quindi non bisogna mischiare le cose. È come se io ho una preparazione atletica da calcetto e però voglio giocare in Serie A. Non si può fare. Quindi fate attenzione prima di copiare dei trader che magari investono milioni di euro, fate attenzione a dove mettete i soldi. Quindi con questo io ho concluso. Lascia un like se ti è piaciuto il video e fammi sapere nei commenti se anche tu vorresti iniziare a investire qualcosa o se invece, come ho appena detto, hai investito poche centinaia d'euro e hai perso tutto. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.